Beh, Presidente Renzi, devo ammettere una cosa, che lei è veramente bravo. È veramente bravo a creare consenso, perché qualche giorno fa ero a una cena, le classiche cene che si fanno con i militanti, con i sostenitori e con gli amici della Lega, tra i quali c'era un imprenditore che mi ha detto: guarda Centinaio, io ho deciso che voterò e sono disponibile ad appoggiare e finanziare il Presidente del Consiglio. Io sono rimasto un pochettino, ho cercato di capire che cosa, e lui mi ha detto: beh guarda, io ho due figli, se uno me lo fa diventare ministro e poi mi fa una riforma ad hoc per la mia azienda, io lo appoggio tranquillamente senza problemi. Quindi se vuole, Presidente, le darò il nominativo della persona in questione. Lei si presenta, Presidente, all'attenzione dei suoi partner europei con problemi aperti. Sì, l'ha capita adesso, ci vuole un po' per capirla. Le mando un tweet, Presidente, per fargliela capire. Si presenta con tre problemi aperti. Sicuramente un problema importante, cioè quello dell'infrazione per i tempi lunghi di identificazione dei cosiddetti profughi. Ci vuole da un anno a 18 mesi per essere ricevuti dalla commissione territoriale. Ci vogliono da 45 giorni a 4 mesi per avere il responso che, in caso di espulsione, quindi esito negativo, il ricorrente può ripetere lo stesso iter. Quindi è normale che l'Europa ci stia un attimino riprendendo per questi tempi lunghissimi. E il problema è che questi dati non sono dati forniti dalla Lega, ma sono dati forniti dai tecnici che lavorano quotidianamente e si occupano quotidianamente della problematica immigrazione. Lo sanno tutti in Italia, giornalisti, politici, tutti, tranne purtroppo il suo ministro degli interni, che ahimè è ancora lì ad occupare indebitamente quella cadrega. Nel frattempo però, Presidente, queste persone che sono qua in Italia a spese nostre se ne stanno in albergo, tranquilli, non fanno niente e se la vivono beata in attesa che qualcuno decida per loro. Beh, Presidente, nel momento in cui noi abbiamo più del 40% di disoccupazione giovanile e 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, forse spendere qualche euro in più per aumentare il numero delle commissioni che dovrebbero fare questo lavoro e quindi accelerare le procedure di identificazione dei cosiddetti profughi, come li chiamate voi, forse dovrebbe essere un atto morale nei confronti dei cittadini italiani. Però purtroppo ci vuole l'Europa, quella, la vostra Europa, per ricordarle che lei deve fare il suo dovere, il suo lavoro in Italia. C'è un altro problema che lei troverà aperto sul tavolo quando incontrerà i suoi colleghi in Europa, è il parere condizionato sulla legge di stabilità. Anche in questo caso, Presidente, anche qui non è la Lega, non sono i 5 Stelle con i quali state facendo un bel accordo che chiuderete sulla Corte Costituzionale, non è l'opposizione o la finta opposizione, è l'Europa che le sta dicendo che state sbagliando, che state producendo ulteriore debito. Ve lo stanno dicendo tutti in Italia, dell'Italia non si fida, glielo sta dicendo anche l'Europa. Che le finte riforme che in Italia state spacciando per determinanti, almeno in Europa, non hanno incantato nessuno. Sono belle, lei ha parlato, ha fatto questo bel riferimento a tutte le riforme che lei sta facendo. Io gliele ricordo perché sono riforme che devono rimanere nella mente degli italiani, soprattutto quando andranno a votare. Gli 80 euro agli italiani meno abbienti, 500 euro per tenere buoni gli insegnanti durante la finta riforma della scuola, della buona scuola, che poi abbiamo visto che è stato un grandissimo disastro, però gli abbiamo dato 500 euro per tenerli buoni, 500 euro ai diciottenni perché poverini devono andare a teatro, devono andare nei musei. Le ricordo che ci sono i giorni dedicati agli studenti e di conseguenza gli studenti entrano gratis nei musei, se lo faccia dire dal ministro Franceschini, che va in giro a dire di essere un tecnico ma non sa neanche che nei musei si entra gratis, non nelle mostre, nei musei. Ci sono gli 80 euro alle forze dell'ordine, dopo che li avete massacrati in tutti i sensi, gli regaliamo anche 80 euro, così almeno magari stanno in silenzio anche loro. Beh, allora, in vista delle elezioni, noi le proponiamo un buono per gli italiani biondi, un bonus per gli italiani mori, un altro bonus per i magri, grassi, quelli di colore o quelli gialli, rossi e blu, in modo da permettere a tutti di avere il proprio bonus personale, Presidente. Dai, così almeno lei potrà dire, quando arriverà alle elezioni, di aver fatto delle riforme strutturali per gli italiani. E poi c'è il terzo problema, che è il problema più grande, il problema più importante, che è il problema delle banche.
Sul problema delle banche, noi siamo dell'idea che qui, oggi non è in aula, qualcuno dovrebbe dimettersi. Se avesse un minimo di dignità, qui qualcuno dovrebbe dimettersi. Ci sono state tre casi eccellenti, l'ex ministro Idem, l'ex ministro Lupi e l'ex ministro Cancellieri, che però, ahimè, colleghi, non facevano parte del giglio magico fiorentino del nostro Presidente del Consiglio e di conseguenza sono stati rottamati peggio che le pezze da piedi, Presidente. Però va bene così. Va bene così perché il 16 novembre del 2013 il ministro Boschi, sul caso Cancellieri a Ballarò, disse: io al suo posto mi sarei dimessa, è in gioco la fiducia nei confronti delle istituzioni, si dà l'immagine di un paese in cui la legge non è uguale per tutti. Queste sono le parole del ministro Boschi. Di conseguenza qui qualcuno dovrebbe dimettersi se avesse un minimo di dignità, Presidente. Abbiamo sentito, Presidente, le sue dichiarazioni dopo il suicidio del pensionato che ha perso tutti i suoi risparmi comprando le obbligazioni di Banca Etruria. Alla Leopolda lei ha detto: mi fa schifo chi specula sulla morte delle persone. Io, Presidente, però non mi fermerei qui, Presidente, e gli direi, e direi anche, se fossi in lei: a me fa schifo chi distrugge il risparmio di oltre 10.000 famiglie italiane. Il problema è che lei non l'ha detto, Presidente. Però cosa mi dice, signor Presidente, anche quando alla festa dell'Unità a settembre di quest'anno campeggiava dietro di lei la foto del piccolo Alan, il bambino morto sulla spiaggia della Turchia, quella Turchia che voi volete portare in Europa? Se la ricorda, Presidente, la foto o alla memoria corta? Nel frattempo di bambini ne sono morti più di 100. Forse chi specula è lei sulla morte delle persone, Presidente. A me fa ribrezzo vedere i suoi sorrisini con la cancelliera Merkel e poi, quando c'è da intervenire sulle nostre banche, la Germania dice che se ce la facciamo noi sono aiuti di Stato, mentre se lo fanno loro va tutto bene. Invece di sorridere, Presidente, perché non chiede alla cancelliera Merkel quanti miliardi di soldi europei ha usato la Germania per aiutare le sue banche, Presidente? L'ultimo salvataggio in Germania, autorizzato 19 ottobre per la banca Nordbank, con una garanzia statale di 3 miliardi di euro. Presidente, è questa l'Europa che vuole la Merkel, la sua amica, con la quale lei continua a fare i sorrisini? Prego. E, Presidente, la sua amica Merkel lo sa che la banca dei suoi amici, quella di cui sopra, è la stessa dove c'era il conto primavera della loggia P2. Gliel'ha ricordato e gliel'ha detto ai suoi amici. Signor Presidente, quando ero piccolo io mi ricordavo che la sinistra difendeva i più deboli e quando ho sentito che la Leopolda settimana scorsa ha detto che la bandiera del Partito Democratico ce l'avete tatuata nel cuore, io ho fatto una piccola riflessione, piccola, da ignorante, da leghista di periferia. Ma sarà la bandiera rossa che ha tatuato nel cuore oppure al rosso aggiunto anche il blu e il bianco? I colori di un altro Stato, le Cayman, il famoso paradiso fiscale da dove magari qualche suo amico di Londra ha speculato sulle nostre banche popolari, arricchendosi mentre decine di migliaia di risparmiatori italiani hanno perso i sacrifici di un'intera vita. Questo mi fa schifo, Presidente. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini, ne ha facoltà. Prego gli assistenti di intervenire. Questori, prego. Senatrice Bottici, prego.